ancora ben arrivati. Grazie per essere venuti a questa presentazione di un'opera alla quale la Federazione tiene molto. Il manuale di corretta prassi operativa, aggiornato alla normativa comunitaria del 2004, che dovrebbe ripetere i successi dei precedenti quattro manuali di ristorazione, pasticceria e gastronomia, che hanno aiutato le imprese italiane a crescere anche sotto il profilo della salvaguardia della salute del pubblico e dei clienti. Dato il ritardo, io lascio subito la parola al Presidente della Federazione Italiana, Lino Stoppani, che insieme al Dottor Borrello del Ministero della Salute, al Professor Paolo Reni, nostro consulente del dirigente Servizio di Italia della Regione Lombardia, illustreranno questo nuovo manuale di pratica, che è fatto apposta per mettere in condizione gli operatori e coloro che saranno gli operatori del domani di avere un rapporto semplice ed immediato con gli alimenti. Presidente Stoppani, a lei la parola. Bene, grazie, buongiorno, un saluto cordiale, un ringraziamento in modo particolare alle rappresentanti delle istituzioni che ci onorano della loro presenza. Sono persone caricate di responsabilità e di impegni e ci onorano la loro presenza, sottratta a quella che è la gestione di carichi di lavoro molto spesso assolutamente gravosi, per cui è una forma di attenzione e di considerazione non solo alla federazione ma anche al tema. Ne siamo onorati e spero che l'occasione sia utile per fare una presentazione di un manuale su degli aspetti igienico-sanitari che sono, per chi vuole fare questo mestiere, un prerequisito indispensabile non solo per salvaguardare la qualità delle nostre attività ma anche per salvaguardare gli aspetti di sicurezza del consumatore e anche per portare avanti nel modo migliore quello che è la storia di questo paese, che fa del cibo e di tutto il settore enogastronomico una delle sue eccellenze. Sul tema igienico-sanitario evidentemente c'è la necessità di un corretto presidio che evidentemente impone la salvaguardia di quella che è gli aspetti di salubrità del cibo, anche però attento a quelli che sono i carichi per le aziende in termini di cose da fare, di formazione da applicare, di procedure da presidiare per svolgere al meglio un'attività assolutamente importante. La posizione della federazione sui temi igienico-sanitaria è chiara: no all'approssimazione, alla incultura che molto spesso si registra purtroppo anche nel nostro settore, anche tra gli associati, lo diciamo con grande obiettività e serenità, perché evidentemente bisogna crescere e si cresce evidentemente facendo anche uno sforzo in termini anche di approccio culturale al tema della igienicità. D'altra parte invece, se da una parte combattiamo e contrastiamo anche al nostro interno quelli che sono gli atteggiamenti sbagliati sul tema del vino, dall'altro si vorrebbe evidentemente che l'approccio venga fatto nel modo assolutamente corretto, che impone evidentemente attenzione, che impone conoscenza, che impone aggiornamento, che impone informazione e che impone anche investimenti non solo in termini economici, comunque sono tutti investimenti dovuti se uno vuole fare questo mestiere, ma anche in termini di approccio professionale e mentale al tema. I temi igienico-sanitari sono purtroppo spesso alle cronaca nera o la cronaca brutta per gli aspetti evidentemente di criticità, che sono da salvaguardare con il contributo essenzialmente di tre soggetti. Il soggetto è l'impresa, che la quale evidentemente deve crescere su questi versanti, non solo grazie o purtroppo a causa delle sanzioni che molto spesso hanno uno stimolo formativo assolutamente forte, ma evidentemente con quelli che sono gli aspetti di prevenzione che sono importanti. Accompagnate l'impresa ci sono le istituzioni di riferimento sulla quale va esteso un complimento che non è di facciata, non è di prassi, non è comunque abitudine in questa federazione indirizzare complimenti solo di prassi, e il complimento va fatto perché il sistema italiano di sicurezza è certamente all'avanguardia nel sistema non solo europeo ma anche mondiale per la capacità di anticipare, di prevedere quelle che sono situazioni di grande difficoltà, per cui un valore a quello che è lo standing attuale del livello di controllo che
del Ministero della Sanità e gli organi che da lui dipendono su questo argomento, e l'altro anche per l'atteggiamento, per l'attività di controllo che vediamo certamente attenta a sanzionare, a reprimere, a contrastare quelle che sono le devianze o gli errori, ma dall'altra parte con un atteggiamento e una sensibilità e una capacità di accompagnare il consumatore anche correggendolo negli errori. A mia destra c'è Piero Frati, no? Che è il responsabile lombardo sull'argomento, che ho avuto modo di conoscere e apprezzare anche il mio ruolo di imprenditori. Lui sa con quale atteggiamento noi abbiamo apprezzato lo spirito e il metodo di lavoro dei suoi collaboratori, ripeto, certamente attenti a sanzionare quando serve, ma anche ad accompagnare, a prevenire, a formare quelle che sono le debolezze delle nostre attività. Infine anche il ruolo delle associazioni, oggi ho anche il ruolo dei rappresentanti di categoria che devono sapere essere in grado di fare il filtro tra quelle che sono le tante difficoltà delle aziende e nell'applicare anche provvedimenti non sempre facili da recepire, e quelle che sono poi invece le aspettative delle istituzioni che sul tema evidentemente impongono continuamente regole che molto spesso sono anche una conseguenza di direttive che arrivano a livello europeo. E questa collaborazione, questo filtro che l'associazione oggi ne dà un'ulteriore dimostrazione con la presentazione di un manuale di corretta prassi igienica, che è l'esempio di come leggi molto spesso anche complicate nella loro presentazione possono essere trasformate in semplici prassi operative che hanno la finalità poi di presidiare correttamente il problema. Il manuale, lo lasciamo dire poi ai nostri cortesi, autorevoli interlocutori e relatori, va raccolto col giusto spirito, nel senso che le semplificazioni che sono inserite non vanno viste come un disimpegno o la volontà di svicolare dal tema, ma quanto piuttosto quello di favorire e primeggiare quelli che sono la sostanza del tema, semplificando quelli che sono alcuni passaggi di semplificazione sul tema. Allora, sull'argomento hanno lavorato molti autori che sono ben indicati sul manuale, per cui il ringraziamento ai relatori alla vostra partecipazione, ma anche a chi si è impegnato nell'elaborazione di uno strumento che spero utile per il lavoro di imprese. Parliamo di oltre 300.000 imprese con 650.000 addetti lavoratori dipendenti, più 300.000 di imprenditori, per cui è un settore che noi consideriamo vitale per il nostro paese, anche in termini di contributo al PIL nazionale. 73 miliardi di fatturato sviluppato nell'anno sono dati assolutamente importanti, che evidentemente vanno gestiti però con quell'attenzione e con quella qualità che anche gli aspetti igienico-sanitari impongono, perché ne fa del futuro di questa attività, perché è una attività nella quale c'è approssimazione o negligenza su questi passaggi, è un'attività che non ha assolutamente futuro. E su questo aspetto mi fa piacere che ci siano anche dei ragazzi delle scuole, i quali devono certamente imparare a cucinare, a cuocere, a studiare quelli che sono gli aspetti nutrizionali al cibo, ma prima ancora, come prerequisito, e mi permetto di precisarlo, ma al riguardo ci sono già i professori che stufano, quelli che sono gli aspetti di pulizia, di ordine, di qualità, devono essere elementi che costituiscono il DNA minimo di un bravo imprenditore del nostro settore. Per cui grazie a tutti, in particolare alle persone che dopo di me tecnicamente presenteranno meglio l'argomento. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, porto i saluti da parte dell'assessorato della Regione Lombardia. Per quanto riguarda il manuale, questo manuale ritengo che questo manuale vada nella giusta direzione, quello di dare delle regole chiare, di codificare in modo chiaro e puntuale quello che un operatore deve fare. Qua ci sono tanti ragazzi giovani che si approcceranno al settore, quindi importante secondo noi, quando uno si approccia a un settore, che sappia cosa fare con chiarezza e soprattutto con semplicità. Il Presidente giustamente ha rimarcato alcuni aspetti fondamentali sulla semplificazione. Per quanto riguarda l'impegno di Regione Lombardia, prossimamente usciremo con una delibera dove andremo a semplificare
con delle schede allegate tutte le attività di registrazione dei vari manuali. Quindi questo manuale secondo me viene in un momento anche a proposito, perché noi faremo una semplificazione sulla registrazione di tutti i manuali di autocontrollo, in modo che chi si trova a operare trova un percorso semplice, un percorso chiaro e quant'altro. Accanto a questa azione andremo anche a coordinarci per quanto riguarda l'attività di controllo, perché l'attività di controllo istituiremo un tavolo di coordinamento a livello regionale e poi a livello territoriale, in modo che tutti i soggetti che vanno a fare attività di controllo abbiano lo stesso comportamento e sappiano soprattutto che ci sia un comportamento su chi va a controllare e cosa va a controllare, perché voi sapete bene che c'è uno stuolo di organi che sta facendo attività di controllo. E ve lo dico da responsabile regionale: fino adesso è mancato, tranne in alcuni specifici settori, un coordinamento effettivo sull'attività che viene programmata annualmente, e ci sono degli operatori che si trovano a essere soggetti a più controlli da organi diversi. Voi capite bene che in un periodo di spending review è un qualcosa, è uno spreco di risorse, sottoponi gli operatori a continui controlli con indicazioni diverse da chi viene a chi viene. Quindi metti gli operatori del settore anche in condizioni molte volte di non avere regole chiare e certezza di quello che fanno. Quindi il nostro filone sarà quello di semplificare, coordinare l'attività di controllo e in ultimo una particolare attenzione anche per quanto riguarda il discorso della formazione. Quindi il nostro impegno in questo settore sarà un impegno concreto, soprattutto sarà un impegno secondo noi che porterà agli operatori. Considerate che la Regione Lombardia con più di 100.000 impianti registrati, considerate l'evento Expo, considerate la vetrina che ci sarà, quant'altro, diventa fondamentale che sia l'autorità che fa i controlli sia chi li subisce ci sia una collaborazione, un coordinamento, un tavolo continuo di coordinamento che ci permetta anche una condivisione degli obiettivi. Noi a livello regionale adesso siamo partiti con una condivisione per quanto riguarda il settore della sicurezza alimentare, nel settore latte, nel settore carni e le varie problematiche adesso connesse. Però diventa fondamentale estendere questi tavoli di confronto e di coordinamento in previsione anche dell'evento Expo che cascherà su Milano. Quindi grazie al Presidente per l'invito e lascio la parola ai relatori. Grazie a voi. Adesso il professor Paolorelli ci illustra alcuni contenuti innovativi del manuale. Buongiorno a tutti, permettetemi di ringraziare non solo coloro che hanno collaborato alla stesura di questo documento, ma anche quelli che nel corso di 15 anni hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo di un documento precedente che è stata la base della presente edizione del manuale di buona prassi operativa. Dico 15 anni perché, come ricorderete, giusto 15 anni fa venne introdotta, venne recepita una direttiva comunitaria che introduceva un comportamento rivoluzionario per le imprese, quello di garantire la propria produzione, la qualità, la sicurezza della propria produzione attraverso uno strumento ben preciso, ben definito. Un sistema di controllo basato sull'applicazione dei principi del sistema HACCP. Quella stessa direttiva, e quindi il recepimento di questa stessa direttiva, indicava anche un secondo strumento con cui aiutare le imprese a realizzare questo approccio metodologico di controllo. E questo nuovo strumento prendeva il nome di manuale di buona prassi igienica. Questo era il nome esatto che all'epoca venne dato a questo documento per aiutare l'operatore a realizzare un sistema di controllo basato sui principi dell'HACCP. Sulla base di queste indicazioni
la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, come diverse altre organizzazioni, elaborò una serie di manuali di aiuto e di ausilio per gli operatori di settore per poter adempiere agli impegni previsti dalla normativa. Così venne realizzato un manuale per la gastronomia, un manuale per la produzione del gelato artigianale, un altro per la pasticceria e infine un altro per la ristorazione. Ognuno di questi manuali venne presentato al vaglio del Ministero della Salute e da questo, come la normativa prevedeva, specificatamente valutati e riconosciuti. Dal 1997 a oggi le cose sono piuttosto cambiate e il punto di svolta è stato il 2000, quando per effetto del recepimento, per l'effetto della pubblicazione di una serie di regolamenti comunitari che vanno sotto il nome del pacchetto igiene, sono stati apportati dei miglioramenti e dei cambiamenti sostanziali all'approccio metodologico con cui garantire la sicurezza alimentare. Sono state pubblicate infatti delle nuove norme con cui rendere più sicura la sicurezza dei prodotti alimentari attraverso un sistema integrato che vedeva coinvolto non soltanto l'operatore ma la filiera. Questo nuovo strumento ha comportato anche un aggiornamento della filosofia alla base dei vecchi manuali di buona prassi igienica, con un richiamo alla realizzazione dei manuali di buona prassi operativa, perché ci si è resi conto che non era sufficiente ricorrere all'applicazione tout court dei principi del sistema HACCP. Questi da soli non potevano essere sufficienti, bastevoli, se non supportati e sostenuti dall'applicazione puntuale di una serie di procedure di carattere igienico che consentivano di circoscrivere i pericoli esclusivamente alla matrice alimentare e ai processi. In virtù di questo sono stati invitate le associazioni di categoria a elaborare dei nuovi manuali che vanno sotto il nome di manuali di buona prassi operativa, la cui finalità appunto è quello di descrivere tutta quella serie di procedure con cui garantire una serie di adempimenti sia da parte dell'operatore, sia da parte della struttura, sia da parte della selezione dei fornitori e così via. Questi adempimenti costituiscono, unitamente al sistema HACCP, gli elementi strutturali di quello che oggi potremmo a buon diritto e a buona ragione chiamare piano HACCP. I prodromi di questa nuova impostazione li troviamo nell'allegato secondo del regolamento comunitario 852, che dà una lista generale di quelle che sono quelli che vengono correntemente chiamati prerequisiti e che sono stati dettagliati per consentire agli operatori del settore aderenti alla FIBE di trovare le risposte alle istanze dell'allegato secondo del regolamento comunitario. Questo ha portato alla realizzazione di un nuovo manuale, quello che oggi viene presentato, e al richiamo in questo manuale di un punto essenziale del regolamento 852, e cioè al fatto che per alcune imprese, quelle definite di piccole dimensioni, nelle quali o per un'intrinseca
condizione oppure per un'obiettiva difficoltà non è possibile individuare e gestire i punti critici di controllo, i principi del regolamento comunitario possono e devono essere applicati in maniera piuttosto flessibile. Di questa flessibilità viene data nel presente manuale una descrizione con le indicazioni delle linee guida derivanti da un documento della DG Sanco che esplicita gli elementi chiave per tradurre in atti pratici la flessibilità. In buona sostanza, il manuale che oggi viene presentato nasce dalle indicazioni di una circolare ministeriale sulle linee guida per la strutturazione dei manuali di buona prassi operativa. Il documento dunque segue pedissequamente tutti gli elementi indicati nelle linee guida e offre capitolo per capitolo le risposte a quelle che sono le istanze dell'allegato secondo del regolamento comunitario, seguendo la logica sequenziale richiesta dal documento ministeriale. Il documento ha questa copertina, viene facilmente identificabile e in maniera particolare, come vedete dalla descrizione dell'indice, malgrado si componga di circa 150 pagine, è di estrema facile lettura perché gli elementi descritti sono estremamente schematicamente riportati proprio per consentire al lettore di individuare quelle parti che sono essenziali alla propria attività. In maniera particolare, il capitolo 7 esplicita e dettaglia quelli che sono i punti dell'allegato secondo identificati con il termine prerequisiti, proprio per fornire alle piccole imprese i punti di riferimento utili ai fini dell'applicazione del concetto di flessibilità richiamato nel documento comunitario. In conclusione, esistono specifici riferimenti attualmente nel nostro paese, per esempio la regione Emilia-Romagna, la regione Veneto, sono due delle regioni che attualmente hanno tradotto e formulato degli elementi di interpretazione delle linee guida comunitarie estremamente utili, che nel presente manuale sono state utilizzate e proposte agli operatori aderenti alla FIP. Vi ringrazio per l'attenzione. Adesso darei la parola a chi ha fatto il lavoro più importante, ovvero sia ci ha guidati nella stesura del manuale e soprattutto è arrivato all'approvazione di questo manuale dichiarandolo conforme alla normativa. Mi riferisco al direttore generale del Ministero della Salute, il dottor Silvio Borrello, che da anni è un faro ed un riferimento per tutti coloro che si occupano di alimentazione. A lei, dottore. Grazie. Buongiorno a tutti. Saluto in particolare modo quelli che saranno i futuri gestori di quella che è la nostra salute, perché la salute viene dal cibo, dall'alimentazione, una corretta alimentazione è già esso stesso un indice di salute. Come è stato detto, come Ministero della Salute abbiamo avuto la responsabilità di valutare questo manuale, come altri che erano stati presentati precedentemente, è un qualche cosa che ci viene, come è stato ricordato prima, dalla normativa comunitaria, e vi devo dire che l'Italia ha il più alto numero di manuali validati.
questo sta a significare che esiste un'ottima collaborazione tra associazioni di categoria come la FIPE, con le autorità competenti, con il Ministero della Salute che ha questo compito. Parlare di sicurezza alimentare oggi ne parlano un po' tutti. A proposito e a sproposito, il collega della Regione Frazzi ricordava di quanti controlli vengono effettuati a livello territoriale da varie istituzioni, aventi e non aventi titolo per fare determinate attività. So di attirarmi anche qualche improperio da parte di alcuni colleghi di altre amministrazioni, però voglio ricordare che il regolamento comunitario 882 sui controlli ufficiali obbliga le autorità nazionali a individuare in primo luogo un punto di contatto che sia responsabile per la predisposizione dei piani di controllo, sia per quanto riguarda le frodi, sia per quanto riguarda la sicurezza alimentare e quant'altro, e presentare un unico piano alla Commissione stessa. Il Parlamento, la Conferenza Stato-Regioni hanno individuato nel Ministero della Salute il punto di contatto per l'Unione Europea e ogni 4 anni viene predisposto questo piano di controllo. E vi devo dire però che lo strumento che è stato messo in campo dalla FIPE è estremamente utile per sopperire a quelle carenze che sono state riscontrate durante le attività di vigilanza. Non faccio mistero quando dico che l'anello più debole in tutta la catena alimentare, oltre quello casalingo, perché spesso e volentieri a casa si compiono degli errori gravi nella conservazione degli alimenti, certi mal di pancia vengono per non aver mantenuto in maniera separata gli alimenti in frigorifero, ma il secondo punto debole è quello della fase della distribuzione e della somministrazione. Se noi andiamo a vedere quelli che sono i rapporti pubblicati anche sul sito del Ministero della Salute, abbiamo che in questo settore il 22% di non conformità. Voi mi direte tanto, è poco. Allora, non ve lo so dire se è tanto o è poco, però vuol dire che qualche cosa non va, ma soprattutto non va se andiamo a vedere nel dettaglio quella che è l'applicazione dei principi basilari delle norme igieniche. Allora, con questo documento non è che risolva tutti i mali, per cui mettendolo in cucina o nella sale del coso è come l'acqua santa che benedice e si risolvono i problemi, perché poi ogni azienda, ogni impresa ha le sue caratteristiche e sulla base di questo manuale deve tarare quelli che sono i propri comportamenti, quelle che sono le proprie attività. Accanto a questo manuale ci vuole una costante opera di formazione e aggiornamento degli operatori che operano in questo settore. Proprio domani ci sarà una riunione a livello tecnico in Conferenza Stato-Regione per andare a definire quelli che sono i requisiti minimi che devono avere gli alimentaristi in materia di formazione e far sì che i riconoscimenti, che l'attività formativa svolta nella regione Lombardia sia riconosciuta nella regione Sardegna o in Sicilia o quant'altro, perché attualmente non è così. Ogni regione ha disciplinato in maniera autonoma, creando anche dei conflitti, degli oneri burocratici e delle aspettative da parte
degli operatori che si vedono costretti ad accumulare titoli in una regione per farli valere poi in altre e quant'altro. La collaborazione con la FIPE è di lunga durata e io sono venuto qua per testimoniare proprio questa nostra attività e questa comunione di intenti per far sì che ci siano degli alimenti sicuri, cioè assenti, un'assenza di o una riduzione del rischio per il consumatore, ma ci sia anche quella che è la buona nutrizione, perché oramai il ristoratore non può fare a meno di essere in qualche modo colui che aiuta il consumatore nelle scelte quotidiane. Io penso soprattutto a coloro che tutti i giorni sono costretti a mangiare fuori casa. Allora, quando si va al ristorante deve essere un piacere, allora le famose mezze porzioni, le tre quarti di porzione o le limitazioni possono anche non andare bene, perché devono essere inquadrati in un contesto generale di conoscenza di quelli che sono i limiti e inquadrati in una dieta corretta che preveda anche un'attività fisica. Per questo motivo noi siamo contrari ai semafori inglesi, cioè non esistono cibi buoni o cibi cattivi con il colore rosso o verde, perché quello che facevo notare su Bruxelles quando si è discusso di questo argomento, che un piatto di pasta dove gli inglesi mettono chiaramente un bollino rosso per le calorie che può avere, però un piatto di pasta, poi dopo bisogna vedere come si condisce, o lo stesso pesce, c'era l'immagine di una sogliola e il colore dei grassi giallo, tendente al rosso. Detto, scusate, noi facciamo tanto per invogliare i nostri consumatori al consumo di pesce, perché i pesci, forse i ragazzi me lo insegnano, contengono da taluni principi nutritivi, gli omega 3 eccetera, che sono favorevoli. Allora cosa facciamo? Andiamo a fare dei danni. E quindi io penso che la nostra cultura, la cultura italiana, la cultura della sana ristorazione debba essere portata ad esempio prossimamente con Expo 2015. Verranno da tutte le parti del mondo. Allora, questo è un buon trampolino di lancio per far vedere quella che è la tradizione italiana, fatta di una buona alimentazione, con una corretta informazione al consumatore. Noi ci stiamo prodigando tantissimo nella corretta informazione. Il regolamento comunitario che entrerà in vigore il primo gennaio dell'anno prossimo sull'etichettatura prevederà delle particolari attenzioni per quanto riguarda gli allergeni. Anche qui, dare un'informativa corretta, magari in maniera semplificata, perché diventa veramente difficile in un piatto andare a individuare tutti quelli che sono i possibili allergeni, sono 17 categorie. E quindi dobbiamo fare questo lavoro insieme. L'altro aspetto è quello del consumo di taluni prodotti. Voi sapete che siete addetti al settore, quello che può essere il rischio da consumo di pesce crudo. Giovani ragazzi, vi hanno parlato a scuola di quello che è il rischio all'Isakis,
vi hanno detto quello che si deve fare? Vi hanno detto che quando andate al ristorante come utenti e chiedete ma è un pesce trattato con il freddo, non bisogna rispondere no, questo è pesce fresco, non l'abbiamo congelato. E lì subentra l'aspetto informativo, anche della corretta informazione, perché si ha paura che il consumatore non apprezzi. L'altro aspetto, che è questione di questi giorni, il rischio che si corre attualmente con i frutti di bosco surgelati. Abbiamo fatto una nota, l'abbiamo diramata, ringrazio anche la FIPE per avercene fatto carico nel diffonderlo ai propri associati. Allora, tutto passa attraverso il dialogo tra le istituzioni e le imprese. Quando eravamo a Palazzo Italia, abitavamo al 12° piano di Palazzo Italia, io dicevo sempre che spesso chi sta al 12° piano non si rende conto di quella che è la realtà territoriale delle piccole imprese, eccetera. Però chi sta a piano terra, le piccole imprese, non si rendono conto di quella che è la strategia globale comunitaria. E quindi ritengo che proprio il dialogo sia un elemento importante per l'attività di tutti noi, per far bene ognuno la propria parte. Io ringrazio. Dottor Borrello ha fatto un intervento estremamente stimolante, anche per quello che ha detto alla fine, e noi come federazione siamo pronti. E prima di passare la parola al dottor Stoppani per le conclusioni, io volevo ringraziare in particolare coloro che hanno collaborato tutti insieme per la riuscita di questo libro, iniziando dalla dottoressa Gianvito, che ha pensato alla parte editoriale, la nostra collega Renata Romagnoli, che ha pensato alla composizione, all'avvocato Cirillo, che ha collaborato per tutta la parte giuridica, e al professor Aureli, nemmeno a dirlo, e da ultimo ma non ultimo al presidente Stoppani, che ci ha dato la sua disponibilità, la sua conoscenza profonda degli alimenti e la possibilità di avere a disposizione, oltre a questa conoscenza, anche un'azienda dove c'era gelateria, pasticceria, gastronomia e ristorazione, perché questo manuale non l'abbiamo fatto a tavolino, l'abbiamo fatto dentro un'impresa, e questa è la differenza del valore di questo testo. Adesso voglio lasciare la parola al dottor Stoppani per le conclusioni. Vabbè, Marcello ha fatto una citazione personale, ma di là del ruolo privato è un dovere quello di presidiare, l'ho detto nella mia premessa, mi ha fatto molto piacere anche a me ascoltare gli interventi, in particolare del dottor Borrelli, che ha fatto un richiamo al dialogo che è fondamentale, valorizzando quelle che sono le buone prassi anche di corretta gestione, di responsabilità e di ruoli, dove molto spesso ci vediamo contrapposti, mentre invece il dialogo finalizzato a promuovere, a salvaguardare temi così delicati come quelli igienico-sanitari fa parte certamente delle responsabilità che ognuno per la sua parte deve rappresentare. Prendiamo anche atto e ci impegneremo affinché questo manuale non diventi evidentemente un altro libro da aggiungere alla ricca collezione che abbiamo in casa, ma sia invece uno strumento di costante opera di formazione e di aggiornamento, non solo per noi ma per diffondere tra i nostri associati. L'impegno di FIPE, l'ho detto prima ma lo ribadisco, anche riprendendo un attimo la parte che ha fatto il dottor Borrelli, gli aspetti igienico-sanitari hanno due valenze: il presidio sulle criticità e su quelli che sono gli aspetti di igiene da salvaguardare, da promuovere, da combattere, da evitare anche per i rischi che ci sono, ma anche gli aspetti di promuovere una corretta alimentazione equilibrata, sana, che è la prima medicina contro le malattie. Abbiamo una scommessa, una grande opportunità che viene offerta da Expo,
che dobbiamo evidentemente vincere, non solo per gli aspetti di business, di rilancio anche turistico del nostro paese, ma anche per i temi sociali che ci sono dietro a questa grande opportunità che viene offerta al nostro paese. Come italiano sono molto orgoglioso che sia stato, sì, non solo siamo riusciti a portarci a casa Expo, ma siamo stati capaci anche di estrapolare un tema, nutrire il pianeta, energia per la vita, che fa parte del DNA del nostro patrimonio storico e culturale del nostro paese. Per cui con Expo, quelli che sono certamente gli aspetti di business, che non sono ancora un peccato, ma che evidentemente ci auguriamo che possono anche favorire quelli che sono gli aspetti di crescita del nostro paese, l'occasione di Expo è anche quella di approfondire i temi sociali collegati all'inquinamento, agli sprechi, alla cattiva alimentazione, ma anche una corretta prassi igienica, ad una corretta alimentazione, nella quale il ruolo del ristoratore deve essere certamente quello di dare da mangiare, ma anche di educare quelli che sono la corretta approccio al cibo. In questo abbiamo anche un ruolo che ci deriva anche dal fatto che molte nostre aziende svolgono attività critiche con una criticità aggiuntiva, penso per esempio alla ristorazione collettiva destinata ai ragazzi delle scuole o agli asili infantili, insomma, dove evidentemente quello che è la giusta predisposizione in menù costituisce anche un buon viatico per far crescere una comunità sana, anche alleggerendo quelli che sono poi gli aspetti di cura delle malattie che molto spesso nascono da quello che noi mangiamo. Qui rinnovo il ringraziamento, sono molto contento di questa occasione, so di aver abusato l'amicizia che Borrello e Aureli dedicano alle nostre attenzioni, li troviamo sempre molto reattivi, disponibili, non è sempre facile, soprattutto per chi ha grandi responsabilità come il dottor Borrelli. Siamo onorati, siamo orgogliosi di questo rapporto, cerchiamo di mantenerlo nella giusta dimensione e consapevoli anche delle responsabilità che sono molto diverse rispetto alle nostre da parte del dottor Borrelli, ma avere un responsabile in un ruolo così importante come quello di direttore generale del Ministero della Sanità, sempre attento a raccogliere anche le nostre fastidiose istanze, ci fa lavorare sempre meglio e soprattutto siamo anche nelle condizioni poi di offrire uno strumento ai nostri operatori che sia anche facilmente messo in pratica. Per cui ringrazio tutti, anche voi, e alla prossima. Grazie. Se i colleghi del Servizio Sanitario Nazionale hanno bisogno di un attestato di partecipazione e attestati solo qui, poi se vengono qui abbiamo una sorpresina per loro. Grazie.